Ciao a tutti, bentornati nelle mie recensioni. Prima di tutto un piccolo annuncio. Potrebbe essere che prossimamente sono un po' discontinuo perché sono sotto trasloco, quindi faccio fatica a trovare il tempo anche solo con i 5 minuti per registrare la recensione. Di questo vi chiedo scusa e speriamo che passato questo momento le cose si regolarizzino un po'. Detto questo, passiamo al gioco della settimana che è Star Trek Online. Approfitto dell'uscita per la versione console di Agents of Yesterday, che è uscito il 15 di febbraio 2017, andando a completare l'offerta console di questo MMORPG. Ricordo che il gioco per la versione PC è presente già da diversi anni, non saprei esattamente quanto. Lo stesso Agents of Yesterday è uscito, se non sbaglio, fine primavera, inizio estate 2016, mentre la versione console è uscita del gioco Core, si fa per dire perché comunque comprendeva già molte delle espansioni uscite nel corso degli anni. Dicevo, è uscita nel settembre 2016 e appunto adesso abbiamo completato l'offerta con Agents of Yesterday. Cominciamo con il punto di forza di questi giochi. Prima di tutto, se amate Star Trek Online, se amate Star Trek Online è l'unica offerta in questo momento disponibile. E non si vede nient'altro al futuro se non Star Trek Bridge Crew, che è uscita per il 30 maggio dalla Ubisoft per solo esclusiva VR, della realtà virtuale. A parte questo non c'è nient'altro all'orizzonte, speriamo che cambi la situazione, ma per adesso è così. È gratis. Ed è di un free to play non assolutamente invasivo, se volete potete non spenderci un soldo. Ha tante tante missioni, su per ciascuna delle tre fazioni, Federazione, Klingon e Romulani. La versione PC ha anche la possibilità di implementare, dà la possibilità agli utenti di implementare le proprie missioni. Non credo, ma non ne sono sicurissimo, che questa opzione sia presente per le versioni console. Altri punti di forza, se amate Star Trek, ci sono tantissime citazioni, alcune delle missioni più belle, ad esempio l'ultima di Klingon War, sono basate sulle citazioni. Quindi, però qua bisogna essere veramente molto appassionati di Star Trek per coglierle tutte, almeno gran parte di esse. Note dolenti, ma dettaglio secondario è in inglese, solo in inglese, non è in italiano. Non è crossplay, ho giocato alla versione PC, ho giocato alla versione console. Tecnicamente risente molto il peso degli anni perché il gioco, come ho detto, su PC è uscito molti anni fa. La versione console è pari pari la conversione della versione PC, quindi è legnoso, graficamente non eccelso. Quindi vecchio, da quella sensazione di vecchio. Anche su, non solo graficamente, ma anche come meccaniche di gioco. Combattimenti spaziali, anche se l'uso del joypad nella versione console mi migliora, non sono proprio il massimo. Quelli a terra, un po' meglio, diciamo, decisamente. Comunque, da un punto di vista di gameplay, da un punto di vista tecnico, sicuramente anche nell'offerta free to play si riesce a trovare molto di meglio. Però c'è un discorso da fare sul fatto che comunque sono riusciti nella versione console a implementare molto bene l'uso del joypad. E alla fine, anche se la combinazione mouse-tastiera rimane migliore, comunque rimane perfettamente giocabile col joypad. Anzi, come ho detto, le battaglie spaziali risultano più divertente col joypad piuttosto che con mouse-tastiera, che è la parte veramente più noiosa della parte PC. E quindi questo è più o meno tutto quello che ho da dire, perché elencati i punti di forza, elencati i punti deboli, decidete voi se vale la pena di provare. Se siete appassionati di Star Trek io non avrei dubbi, datevi un'occhiatina. Soprattutto adesso che è uscito Agents of Yesterday, perché riporta, almeno per la prima parte della campagna della Federazione, l'ambientazione ai tempi della serie classica, quella di Kirk e Company, per capirci. E personalmente è la mia serie preferita ancora adesso, quindi io la sostengo molto questa cosa. Purtroppo dura abbastanza poco, poi ovviamente ci riporta al gioco tradizionale.
Comunque è stata una piacevolissima aggiunta, infatti avevo cominciato a giocare la versione PC quando hanno aggiunto questa espansione. Allora, rimato giusto sul, dicevo, per concludere, rimane il momento per il voto. Diciamo che se dovessi tirare fuori dei soldi, Canone mensili, direi non compratelo, assolutamente, non ne vale la pena. Dovreste spendersi dei soldi, una tantum, alla Guild Wars per capirci, direi aspettate dei saldi molto molto forti. Ma considerando che è gratis, è un punto di forza notevole. Non c'è nessun, se siete appassionati di Star Trek, non c'è nessun motivo per cui non dobbiate provarlo, quantomeno provarlo. Complessivamente, considerando appunto il free to play non invasivo, l'esclusività dell'ambientazione Star Trek disponibile, io darei un 6,5. Non fosse così, probabilmente non arriveremo al 5. Ciao a tutti e alla prossima!